CONAI fatto uno studio per andare a vedere nel sud qual era il deficit di impianti necessari per raggiungere al 2030 gli obiettivi dell'Europa ed è emerso che c'è la necessità di avere circa 160 impianti per un investimento di circa 2 miliardi che porterà un indotto diretto di circa 2.300 persone, più ovviamente tutto l'indotto. Ci aspettiamo che quelle risorse che da una parte il PNR, ma anche le risorse che normalmente arrivano dall'Europa consentiranno di realizzare almeno una parte di questi impianti.